Situazione di degrado e di estrema emergenza nel quartiere Fuorirotta. Siamo venuti a documentare quanto succede quotidianamente, cacche di cani e immondizia dappertutto, che coinvolge il triangolo di strade che vanno da via Lepanto a via Cariteo a via Giulia Gonzaga. Davvero una situazione di estremo disagio per tutti gli abitanti, escrementi di animali dappertutto e direi una situazione davvero giunta alla scarsa sopportazione. Siamo venuti in zona per documentare, come sempre facciamo, questa estrema situazione di disagio. Tra poco cercheremo di ascoltare anche l'opinione di qualche abitante, di qualche persona che vive quotidianamente questo disagio. Allora, come avevamo promesso, la situazione di disagio e precarietà che vive il quartiere di Fuorirotta, soprattutto per quanto riguarda gli escrementi di cani e altri animali che purtroppo sono costretti a defecare in qualsiasi strada che è dal triangolo a questa zona, cioè via Cariteo, via Lepanto e tutte le zone limitrofe. È una situazione veramente al limite della decenza. Siamo con alcuni abitanti della zona e vogliamo testimoniare con loro questa situazione veramente precaria. Ma io sono 40 anni che vivo in questo quartiere e ho l'ufficio qui e devo dire la verità, siamo arrivati a un livello di inciviltà insostenibile, perché siamo completamente abbandonati a noi stessi, non c'è controllo, non c'è da parte di nessuno la volontà di risolvere questi problemi che sono alla base di un convivere civile. Quindi io mi appello alle istituzioni, alla municipalità, affinché possano finalmente intervenire in maniera diciamo definitiva, perché veramente siamo stufi di essere anche insultati, perché quando riprendiamo qualche persona che il loro cane fa i propri bisogni, siamo addirittura insultati e minacciati. Quindi spero che questo problema venga risolto al più presto. Ancora un abitante della zona, almeno una persona che frequenta questa zona. Sì, io vivo a Fuorirotta ormai da più di 10 anni e devo dire la verità, è completamente inaccettabile che soprattutto strade come via Lepanto, la stessa via Le Augusto a tratti siano letteralmente piagate da questo problema, che passano gli anni e non viene, non dico risolto, ma neanche affrontato in maniera ragionevole. Sì, peraltro, diciamo, mi capita a volte di vedere durante il giorno di alcuni abitanti con il cane che hanno effettivamente la paletta, ma il problema vero avviene probabilmente la sera, quando anche la mattina presto, credo, o la mattina presto, certo, diciamo è veramente diciamo qualcosa di unico in negativo, perché mi capita a volte di viaggiare o per lavoro, per turismo, e non vedo in nessun'altra città del mondo, incluso Africa, Asia e posti ben diciamo ben lontani, cose di questo genere. E veramente inaccettabile. Facciamo sicuramente appello alle persone di buon senso che si attrezzino per, diciamo, per questo problema, per risolvere questo problema, e soprattutto alle istituzioni che facciano un minimo di decenza. Non voglio dire di mettere multe, ma perlomeno che si prendano cura con un po' di pulizia e facciano qualcosa che noi cittadini possiamo oggettivamente percepire come un tentativo per risolvere questo problema. Personalmente io sono imbarazzato a volte con mio figlio, che ha 7 anni, vede queste cose, gli devo far fare delle passeggiate come se fosse su un campo minato, e io una cosa gli sono costretto sempre a ripetere, gli dico che questo spettacolo è purtroppo una specificità della nostra città e che per sua fortuna ci sarà un giorno in cui, spero per lui, se ne potrà andare e non, diciamo, non sottostare a questo schifo. Ancora un abitante, un rappresentante della zona. Diciamo, io non sono proprio abitante, posso definirmi adottato perché lavoro qui da 20 anni, sono di San Giorgio a Cremano e ammetto che la situazione in provincia è nettamente migliore di Napoli, che è una città
diciamo di altissimo, dovrebbe essere di altissimo livello e dovrebbe essere controllata, dovrebbe avere tutti i servizi che dovrebbe avere invece un paesino o una città, diciamo, di provincia, è nettamente più funzionale di questo. E purtroppo ammetto anche il disagio lavorativo, perché quando vengono persone da fuori io mi sento veramente a disagio quando mi fanno domande guardando a terra e mi chiedono il perché ci siano tutte queste queste problematiche che a Napoli, insomma. Allora concludiamo questo breve servizio, purtroppo, con un'ultima parola. Abbiamo parlato di municipalità, abbiamo parlato di vigili urbani, cerchiamo insomma di sensibilizzare un po' tutti, perché effettivamente passeggiare tra virgolette tra queste strade è davvero un'impresa per bambini e per tutte le persone analogicamente che hanno difficoltà a deambulare, perché sono costretti a fare questo slalom tra defecazioni, cartacce e quant'altro. Ma io dico che siamo arrivati veramente a un livello diciamo di degrado assoluto, quindi io, oltre diciamo a fare delle denunce alla municipalità e alla polizia municipale, altro non so che fare. Veramente spero anche che tutti i cittadini possano appoggiarci e risolvere definitivamente questa situazione veramente allucinante. Noi porteremo alla municipalità questo filmato, lo porteremo anche al comune, all'ufficio stampa del comune di Napoli, e cercheremo di documentare anche tramite altre fonti questo degrado, in quanto credo che sia quantomeno civile testimoniare uno stato di degrado totale. Ma assolutamente, io voglio dire che noi viviamo la città a 360 gradi e vedo che ci sono dei quartieri diciamo tipo il Vovero che sono un tantino più più attenti, e non vedo questo degrado che c'è a Fuorigrotta. Quindi anche il comune di Napoli deve farsi carico di queste responsabilità, non a parole ma a fatti. Allora concludiamo questo servizio, purtroppo, sul degrado di Fuorigrotta, degrado di alcune strade di Fuorigrotta, questa continua scena veramente indegna di defecazioni di animali per tutto il quartiere. Speriamo insomma che qualcosa si faccia. A tutti voi naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi.